Francesco Monte si ritira dall'Isola dei Famosi 2018, sui social l'ironia per il messaggio, che non sembrava così spontaneo. La puntata dell'Isola dei Famosi in onda il 5 febbraio 2018 si è aperta con un video messaggio in cui Francesco Monte spiegava le motivazioni per le quali ha deciso di lasciare il reality. Solo i suoi fan, probabilmente, accecati dall'amore, che provano per lui, non hanno notato come in questo video messaggio mancasse la spontaneità. Nulla di male, si parlava di un argomento serio. Se anche Francesco si fosse scritto il messaggio prima di parlare avrebbe fatto bene, visto che doveva dire qualcosa di importante. E in effetti sembrava palese che stesse leggendo, visto che continuava a girare lo sguardo da una parte, poi magari ci sbagliamo, era solo il sole, che gli dava fastidio agli occhi. Francesco Monte non aveva idea di quello che stava accadendo in Italia, ma probabilmente, come è giusto che sia, la produzione lo ha informato di tutto il clamore suscitato dalle dichiarazioni di Avenger. Certo, i cattivoni pensano che Francesco Monte sia stato gentilmente invitato a lasciare il reality prima che potesse succedere qualcosa di ben più grave in Honduras, non dimentichiamo per esempio la denuncia del Moige fatta recapitare proprio all'ambasciata italiana in Honduras. Leggi qui le nuove accuse di Avenger. Isola dei Famosi, ultime news dalla puntata del 5 febbraio 2018, il video messaggio di Francesco Monte, che spiega i motivi del suo RITIRO. Ecco che cosa ha detto Francesco Monte nel suo video messaggio, questa settimana: in base a quello che è successo lunedì in puntata e la discussione avuta con Eva, non è stata facile, sono stato molto pensieroso e sinceramente la mia decisione è quella di ritornare in Italia per poter affrontare la cosa in una maniera diversa e poter tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace che questa cosa abbia creato caos, soprattutto per l'Isola, che è un programma pulito guardato dai bambini e dai ragazzi della mia età, che va in onda in prima serata. Io mi reputo una persona corretta e rispettosa degli altri e oggi a malincuore decido di tornare a casa per tutelarmi, perché dall'altra parte ci sarà la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene e saranno preoccupate come del resto lo sono anche io. Per vedere il messaggio clicca qui. Se Francesco Monte avesse evitato la sviolinata verso il programma avremmo probabilmente anche creduto alle sue parole. E invece pensiamo che questo discorsetto sia stato preparato a tavolino. È giusto che Francesco debba tornare in Italia e difendersi, questo è assolutamente vero. Non è bello il modo con cui tutto questo caos, appunto, è stato affrontato, lo ribadiamo ancora una volta. E se nella puntata della scorsa settimana c'era il fatto che tutti erano stati colti alla sprovvista, nella terza puntata, preparata da una settimana, ci aspettavamo ben altro.